Al comunale Fausto Braca di Torgiano, Torgiano e Fontanelle Branca si affrontano nel match valido per la 21ª giornata del campionato di eccellenza regionale. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 3-0 in casa del Bastia, mentre gli ospiti vengono dalla convincente vittoria contro il Massamartana per 3-1. Arbitra l'incontro il signor Pianigiani di Perugia, coadiuvato dagli assistenti Biviglia e Cicalini di Foligno. La cronaca. Passano appena 3 giri di lancette e al primo affondo il Fontanelle Branca passa in vantaggio. Il cross di Montanari dall'out di sinistra trova nel cuore dell'area di rigore Emanuele Francioni, che salta più in alto di tutti e da due passi batte di testa Cimarelli. Torgiano 0, Fontanelle Branca 1. Al 24esimo ancora ospiti in avanti. Marchi costruisce sulla sinistra un bel pallone per Francioni, che controlla, si gira e conclude, trovando la deviazione in tuffo di Cimarelli. Con le riprese di Matteo Marinelli passiamo quindi alle immagini dei secondi 45 minuti. Il Torgiano prova a suonare la carica dopo appena 20 secondi con Fondi, ma il suo destro è debole e bloccato a terra da Astolfi. Al 13esimo i padroni di casa ci provano con uno schema da calcio d'angolo. Iachettini serve Giambi, che conclude di prima, strozzando però troppo, con Astolfi che para senza problemi. Al 15esimo gli ospiti rimangono in 10. Cacciamano, già ammonito, si becca il secondo giallo, lasciando così il Fontanelle Branca in inferiorità numerica. La differenza di uomini dura però il tempo di 2 giri di lancette, perché al 17esimo è il torgianese Giambi a prendersi il secondo giallo, ristabilendo così immediatamente la parità numerica. Al 24esimo il Torgiano ci prova con Furiani, che da sinistra entra in area e conclude, dando però solo l'impressione del gol, con la palla che finisce sull'esterno della rete. In pieno recupero è clamorosa l'occasione dei padroni di casa per agguantare il pareggio. La punizione dal limite di Boccali è perfetta, ma sfortunatamente per lui la sfera va ad incocciare sulla traversa piena, per poi ritornare in campo. E questa l'ultima emozione del match. Non c'è più tempo al Fausto Braca. Fontanelle Branca batte Torgiano 1-0. Sapevo che c'era da soffrire e ero consapevole che se avessimo vinto avremmo potuto vincere solo in questa maniera. È un campo ovviamente difficile che non facilita nemmeno il nostro pensiero, il nostro modo di giocare, e forse il gol iniziale un pochino, diciamo, può un attimino averci fatto pensare ad una partita un pochino più attendista. È andata avanti la partita senza particolari pericoli, però ovviamente c'è da fare un plauso anche al Torgiano, perché comunque non ha mollato fino alla fine, ci ha creduto, ha preso sfortunatamente una traversa, lì è stato un episodio ovviamente a nostro favore. Forse l'unica cosa, l'unico appunto che riesco a fare alla mia squadra è di non essere riusciti a ripartire come siamo soliti ripartire. Mi preme anche di dire che quando le stagioni prendono questo verso ci sono dei responsabili. Io mi sento di essere un po' il primo, perché ero convinto che nel mercato di riparazione la squadra potesse fare un salto di qualità in avanti, invece purtroppo i numeri alla mano dicono che, al di là della sfortuna e dell'impegno che non è mai mancato, ma il Torgiano ha 7 punti in classifica, e quindi mi assumo in prima persona tutte le responsabilità di quello che ad oggi è una retrocessione quasi scritta. Sicuramente però il Torgiano non si scanserà con nessuno e onorerà il campionato fino alla fine.